Comune e cittadini contro il mega parco fotovoltaico. A Porcari un progetto privato prevede di installare 9.000 pannelli tra il lago della Fornace e via Forabosco. Il sindaco Fornaciari: farò di tutto per non farlo realizzare. Primo Chuck in città per il film di Greenway, la troupe del regista britannico al lavoro in piazza Cittadella e altre location in centro storico. Dustin Hoffman ed Ellen Hunt dovrebbero arrivare a gennaio. Mastronaldi lascia Fratelli d'Italia, addio a sorpresa del coordinatore del partito a Barga, contrario ad accordi con Remaschi per le elezioni amministrative del prossimo anno. Il calcio, la Lucchese, Sabbione in forse contro la Fermana, da valutare le condizioni del difensore, Benassai in fase di recupero, Gorgone chiede una prova di carattere. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale. Dunque, in primo piano l'avete sentito anche dai nostri titoli, ci occupiamo subito della protesta di Comune di Porcari e cittadini contro la realizzazione di un mega parco fotovoltaico, il progetto di un privato, un'azienda agricola del territorio. Tutti i dettagli nel servizio di apertura curato da Egidio Conca. L'hanno ribattezzato da subito Ecomostro. Comune di Porcari e cittadini sono sul piede di guerra contro la realizzazione di un mega impianto a pannelli fotovoltaici che dovrebbe sorgere nello spazio verde tra via Forabosco e il lago della Fornace. Un'azienda agricola che ha acquisito i terreni ha in progetto di impiantare qui ben 9.000 pannelli fotovoltaici su una superficie di circa 30.000 metri quadrati. Il sindaco Leonardo Fornaciari ha postato sui social un rendering dell'ampiezza del parco fotovoltaico che si estenderebbe fino al confine con il parco della Torretta, stravolgendo il paesaggio della zona, una delle più verdi e panoramiche di Porcari. Il mare nero dei pannelli arriverebbe a pochi metri di distanza dal terrazzo dell'abitazione di Andrea Matteoni. Sì, esatto. I pannelli partiranno a 5 metri dal confine, quindi sotto le finestre di casa di fatto. Questa è una zona per noi sacra, perché si parla del parco, il confine col parco della Torretta. La Fornace è un territorio completamente verde, un territorio inadatto a avere un impianto del genere, così mai visto tra l'altro in giro, un impianto enorme così. L'amministrazione comunale ha annunciato battaglia contro il progetto dei privati che in teoria potrebbero iniziare i lavori tra poco più di 10 giorni. Noi siamo fortemente contrari perché pensiamo che questi impianti vadano realizzati. A Porcari già ce ne sono di impianti fotovoltaici a terra, ma quello è il luogo sbagliato, non va fatto lì. Farò di tutto e la mia amministrazione farà tutto il possibile affinché ciò non avvenga e che, in modo che quella zona rimanga alla vocazione attuale, ovvero una zona agricola. Uno striscione di proteste è apparso anche a Collodi e a Ponte all'Abate contro la chiusura del ponte annunciata dalla provincia di Pistoia per consentire i lavori di ristrutturazione. Il cantiere dovrebbe aprire all'inizio del 2024 e il ponte dovrebbe rimanere chiuso per 7 mesi. Contro la decisione si sono espresse le associazioni di categoria dei commercianti e degli industriali. Spazio invece adesso alla cronaca. La polizia ha arrestato un albanese di 19 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato nel quartiere di Sant'Anna mentre era a bordo di una Fiat Panda. La vettura ha insospettito gli agenti perché effettuava brevi soste per poi ripartire. Fermato per un controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 33 involucri di cocaina per un totale di 37 grammi. E adesso voltiamo decisamente pagina, ci siamo per il film di Peter Greenaway a Lucca. Oggi sono partite le prime riprese nelle piazze principali della città, ma per l'arrivo dei due premi Oscar, Dustin Hoffman ed Ellen Hunt, bisognerà attendere i primi di gennaio. Sentiamo. Hanno preso ufficialmente il via le riprese del film di Peter Greenaway in città. La produzione è stata al lavoro per tutta la mattinata in centro storico, in particolare in piazza Cittadella, piazza San Francesco e in via del Fosso, attirando l'attenzione di molti passanti.
Lo stesso regista dovrebbe ritagliarsi una parte nella pellicola. The Tower Stories è il titolo ancora provvisorio. Alcune riprese lo hanno già visto come protagonista. La troupe resterà a Lucca fino a lunedì con una pausa per le vacanze di Natale, mentre slitta la presenza in città dei due attori protagonisti, i premi Oscar Dustin Hoffman ed Ellen Hunt, attesi a inizio gennaio quando le riprese entreranno nel vivo. Il progetto, che per il comune è seguito direttamente dall'assessore al turismo Remo Santini, che sta coadiuvando la troupe nella realizzazione delle riprese, coinvolgerà tanti altri luoghi clou del centro storico, gli spalti, i baluardi, le piazze. Ci si aspetta un notevole ritorno promozionale per la città. Spazio adesso alla politica, ma ci dobbiamo spostare a Barga per le dimissioni a sorpresa del coordinatore di Fratelli d'Italia, Mastronaldi. Si dimette da Fratelli d'Italia e dal suo incarico di coordinatore comunale del partito a Barga. Luca Mastronaldi lo ha reso noto in una conferenza stampa organizzata nella cittadina, in cui ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare incarico e partito. Motivazioni innanzitutto personali, ma anche di natura politica. Una su tutte è la decisione di almeno una parte del partito, che per le amministrative barghigiane ha già comunicato di portare avanti una linea unica con Forza Italia e Lega, obiettivo su cui ha lavorato da coordinatore anche Mastronaldi, di voler scendere forse a compromessi per la vittoria con altre realtà, tra cui Marco Remaschi, attuale sindaco di Coreglia, di cui sono più o meno note le intenzioni di costruire su Barga uno schieramento alternativo all'attuale maggioranza. Ci si avvicina alle amministrative a Barga, sono felice di lasciare il partito con un accordo fra le varie componenti politiche di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. D'altro canto però percepisco alcuni movimenti qui in zona che non mi piacciono e che da un punto di vista politico non condivido. Sinceramente vedo degli avvicinamenti che non mi piacciono e quindi questi mi portano poi ad abbandonare, perché la mia persona è sempre stata riconosciuta come una persona leale, corretta e tutto quanto, e quindi certi accostamenti non li trovo opportuni. Mastronaldi ha espresso anche preoccupazione per le future politiche della Valle, ritornando anche sulla vicenda pirogassificatore. Chi secondo me porta avanti determinate scelte non fa il bene di questa Valle e soprattutto dei cittadini che la compongono. Lasciamo la politica, andiamo a Capannori, dove l'accensione dell'albero di Natale ha dato ufficialmente il via al calendario di eventi che accompagneranno le festività. Anche Capannori ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie con i primi eventi in piazza Aldo Moro, a partire dall'accensione dell'albero davanti alla sede comunale alla presenza del sindaco Luca Menesini. Un pomeriggio di festa e condivisione che ha visto la partecipazione di tante famiglie, nel quale è stato possibile gustare mondine e vin brûlé preparati dalla Misericordia di Capannori, ma anche cioccolata calda e panettoni distribuiti dall'Associazione per l'Ammari. Con l'occasione Piazza Aldo Moro ha ospitato un'edizione speciale del mercatino Soffitte in Piazza e le bancarelle per la vendita e lo scambio di oggetti non più utilizzabili, ma che possono essere utili ad altre persone. Il tutto accompagnato dai canti natalizi intonati dal coro Arcobaleno. All'evento era presente anche Babbo Natale, a cui i bambini hanno consegnato le letterine. Il Ponte dell'Immacolata ha aperto così il calendario delle numerose manifestazioni natalizie in programma fino a Befana, in tutto il territorio comunale. Festività natalizie a Capannori, all'insegna di tantissimi eventi nelle diverse frazioni, nel capoluogo, la ricchezza del nostro territorio, le tante associazioni. Quindi un invito veramente a partecipare, a seguire il programma di tanti eventi e soprattutto, ecco, grazie a questi, di trovare momenti per rafforzare la comunità, rafforzare l'amicizia e pensare anche con solidarietà a chi ha bisogno. Torniamo a Lucca, secondo e ultimo weekend per il Desco all'ex Real Collegio. Domenica, ultimo giorno di apertura della manifestazione dedicata all'enogastronomia con oltre 50 espositori. In programma, tra gli altri eventi, degustazioni di formaggi, miele e champagne. Ci sarà anche lo show cooking con Fabio Sassetti dal titolo Il crudo e la frollatura del pesce. Mentre in piazza San Francesco, in centro storico a Lucca, è stata inaugurata la suggestiva sfera Igloo, che ospita il mercato artigianale.
Con un mercato artigianale sotto una innovativa sfera igloo, anche Piazza San Francesco è entrata a far parte delle location di Lucca Magico Natale. Alla presenza dell'amministrazione comunale è stata inaugurata l'installazione dall'evocativo titolo Atmosfera, che fino al 24 dicembre rappresenterà il fulcro degli eventi e delle festività nella zona est del centro storico, coinvolgendo numerose realtà del territorio. Sotto la cupola di 16 metri di diametro e 7,80 di altezza trovano spazio le molte attività che hanno aderito all'iniziativa, dando vita ad un vero e proprio mercatino all'insegna delle tipicità del territorio. L'iniziativa punta a valorizzare la piazza e le strade limitrofe. L'obiettivo è quello di dare vita ad un vero e proprio mercatino artigianale nel nome dell'identità territoriale, che già nella prima giornata ha saputo attrarre cittadini e visitatori di ogni età. Buone notizie per la palestra delle scuole medie di Barga. Di nuovo Luca Galeotti. Nessun rischio dal punto di vista strutturale per la palestra delle scuole medie di proprietà della provincia di Lucca, ma di fatto utilizzata per le scuole e per le associazioni presenti sul territorio del comune di Barga. Da anni presenta problematiche relative alla sua vetustà e soprattutto alle infiltrazioni dal tetto che con il tempo si sono aggravate, come emerso anche con le settimane di maltempo di novembre. Nei giorni scorsi i genitori hanno voluto incontrare il comune per capire come rendere sicura e idonea la struttura. Era stato richiesto anche di avere assicurazioni circa la stabilità del tetto, visto il problema delle infiltrazioni. Assicurazioni che sono venute dopo il sopralluogo che presso l'impianto ha visto impegnati i tecnici della provincia e quelli incaricati dal comune di Barga. Per quanto riguarda la parte strutturale, la palestra è a posto, abbiamo fatto appunto questa verifica con i tecnici della provincia e il nostro tecnico. Ora faremo ulteriori verifiche sull'intonaco per maggiore tranquillità e poi andremo a ripulire e a rimbiancare l'immobile. Nel frattempo dunque vanno avanti gli interventi di ripulitura e ritinteggiatura annunciati dal comune. L'obiettivo ultimo, ma non per quest'anno, sarà poi la ristrutturazione del tetto. Abbiamo inserito a bilancio quest'opera grazie ai fondi del GSE sull'efficientamento energetico e quindi andremo a intervenirci però sull'anno 2024. È arrivato il momento della rubrica del Vescovo con gli occhi di Paolo. Cari amici e cari amiche, buonasera. Abbiamo celebrato giovedì pomeriggio le esequie di Massimo Toschi, una persona che molti a Lucca hanno conosciuto e di cui è noto l'impegno per i disabili. Lui, disabile, si è sempre battuto per la dignità e l'autonomia delle persone segnate da varie forme di disabilità. La mattina di giovedì ho vissuto un incontro con una mamma che desidera una carrozzina nuova per il figlio gravemente disabile e che ha bisogno di un mezzo adeguato per le sue necessità. Mi è sembrata più che una coincidenza, mi è sembrato un segno, l'opportunità di continuare da subito la battaglia di Massimo per i disabili. E tra l'altro in questo tempo di avvento in cui la Caritas raccoglie fondi per la povertà sanitaria, cioè per aiutare le persone che non si possono curare, anche questa opportunità mi è sembrata davvero in linea con l'impegno della nostra Chiesa. Vi propongo allora di aiutare la famiglia di Emanuele ad acquistare questa carrozzina per il proprio figliolo attraverso una campagna di raccolta fondi su un portale apposito che adesso vi faccio vedere. Tutti possono contribuire con una donazione piccola o grande e insieme possiamo contribuire a dare maggiore autonomia e maggiore libertà a questo ragazzo, che sia un modo di avvicinarci al Natale continuando l'impegno di un grande uomo. Buona domenica a tutti. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito fin qui, adesso linea Egidio Conca per lo sport, arrivederci.